Salite, ma possiamo partire. Scusi? Fichissimi amici, benvenuti nella nostra 17ª tappa, Novara di Sicilia. È qui che è stata costruita la prima abbazia circestense in Sicilia. Dino, circestense, no circense. Iniziamo. Questa è la seconda abbazia circestense di Novara di Sicilia, dedicata a San Turco. Anche una nuvola sul viso mai più ritornerà. Defendemos l'allegria. E con la musica è un sorriso. Perdersi fra gli stretti e medievali vicoli di Novara di Sicilia è d'obbligo, così da ammirare le pregevoli opere degli scappellini novaresi. Segunda feira, terza feira, quarta feira. Estoy trabajando para un mundo sin frontera. Tomo pimiento y cachaza de primera. Pasa la banda de tambores capoeira. Vamos cantando. Cos'hai trovato? Siamo dinanzi la chiesa più antica di Novara di Sicilia, ovvero la chiesa di San Francesco d'Assisi, risalente al XIII secolo. Siamo alla ricerca della casa di Suor Maria Teresa Fontana, che morì in odor di santità. Pif, ma dov'è? Si racconta passasse intere giornate a giocare con un bambinello in cera che nelle sue mani prendeva vita. Oggi quest'ultimo è custodito all'interno del Duomo. Ed eccolo qui il Duomo. In stile? Corinzio. Forse è troppo. Vabbè, concentriamoci sulla storia del Duomo, risalente al XV secolo. All'interno vi sono custodite numerose opere d'arte. Una di queste ce la racconta il nostro amico Salvatore Bartolotta. Voglio parlarvi di questo quadro. Si chiama Sant'Anna me terza, cioè Sant'Anna in terza posizione. Chi è l'autore? Nunzio Rossi, un pittore napoletano che è stato poco in Sicilia, ma è che qui in Sicilia all'età di 27 anni poi non si è saputo più niente. Però avevo un difetto questo pittore, che faceva una pedellata e un bicchiere di vino. Pedellata e un bicchiere di vino. Sapevamo dell'esistenza di una cripta come tutte le chiese, sappiamo benissimo che prima di Napoleone i morti venivano seppelliti nelle chiese. E adesso, come nobili di un tempo, si va a teatro. Questo teatro è forse uno dei più antichi di Sicilia, costruito dai nobili di quel tempo nel 1770 e dedicato a Riccardo Casalaina. Questo è il mio momento. Ieri pomeriggio mi hanno raccontato la leggenda delle streghe di Spartivento. All'improvviso il vento. Ma conteo all'interno della sega di sparti sega di spartivento. Cassi manuale, se parla in dialetto calmitale. Vabbè, non ti scaldare. Allora, all'erba asciutta mi hanno contato. Ma non è così, che dici? Ma come che dici? A erba asciutta? Allora, fammi tu. Va bene. Allora, una volta. Piazza la magia, c'è una canna del luciano e la sopra c'è tante sedi. Allora qualcuno ti chiede, che vedi?
segue se tu vuoi questo comune, se ti chiede questo comune. Quando si fa la chiesa, ti chiede la già e tutti i amigliani del stato già non si vuole tutti i popoli di un fuori dall'altro sulle tagli da parte e tutti i popoli da sacristia. E restavo sta leggenda, la leggenda delle segue di spartevento. Camminando fra i vicoli del bellissimo borgo di Novara di Sicilia ci siamo imbattuti in una singolare scultura. Al nostro paese questo segno qui vuol dire tutt'altro, ovvero l'organo genitale femminile. E invece? Ma andiamo direttamente a chiedere al nostro scalpellino di fiducia che ha realizzato l'opera. Andiamo. Gli sta ad indicare praticamente che andando proprio al sodo, la ditta che mi aveva commissionato il lavoro non mi aveva dato fino all'ultimo pezzo che era quello là da consegnare. Non ho fatto il pezzo come era da disegno. L'ho realizzato in quel modo. Stando a dire che se non mi pagate mi rompete. Ah, ah, okay. Bella, 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 ed è là, piazzato là. In bella vista. Questo in dialetto noi li chiamiamo il cagnò. Novara di Sicilia è caratterizzata dalla presenza dei ruderi di un castello, risalente al XII secolo, da cui è possibile ammirare una vista fighissima. Trovandoci qui nel periodo natalizio, è stato facile sentire questa parola. Nevica. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Novara di Sicilia è anche conosciuta per il caratteristico villaggio di Babbo Natale ed il presepe vivente. Ciao ragazzi! Ciao Dino! Ciao bello! Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Qui dietro c'è il mulino. Però ve lo mostriamo di giorno. Lasagna, farina, integrale. Integrale? Quindi come la lancia a delta. Allora andiamo sotto. Andiamo al motore del mulino. Questo è il quinto scendendo dall'alto, l'unico che funziona, tutti gli altri scendono dall'alto. Io invece qua sono cresciuto da bambino e ho avuto l'amore di custodire questo mulino, non è stato mai modificato. E se vi dico l'anno? L'anno, ci dica l'anno. Si dica. La sopelevazione che all'epoca, prima di mio nonno, abitavo la Valle, è stata fatta 1690, qua dove ci siamo noi, fine 300, inizio 400. Che farina è questa? La buccia del grano resta più spogliata, più ancora. Noi intanto dobbiamo miscelarla perché mettendosi a piramide la farina la crusta tende in basso. E questo strumento? Se non è basta, questo è un vibratore, mettendo strisciando sulla macchina, sulla pietra che è rustica, la fa saltellare e vibra, nella vibrazione ha visto. Adesso si chiama a battaella. Battaella. Per esempio quando c'è uno che parla sempre continuamente, l'altro ci dice ma siediti,
arre come una battaglia, non si zitta mai, inserendola, certo, non si ferma mai. La palla. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night. E adesso vi mostriamo la lavorazione tipica del formaggio tipico di Novara, il maiorchino. Che è tipico. Vai Salvo, spiegaci come si fa. Facciamo il latte dei nostri animali, 70% latte di pecora e 30% latte di capra. Lo mettiamo nella pentola tacodara, detta in novarese, e lo portiamo a una temperatura di 30 gradi. Adesso fermiamo la nostra lavorazione e inseriamo il caglio, di capretto. Così il latte diventa cagliata. Rompiamo la cagliata, la frantumiamo tutta a pezzettini pezzettini con la brocca. Procediamo poi con la cottura del maiorchino. Adesso mio padre, il vecchio casaro di questo caseificio, sta raccogliendo la tuma di maiorchino, la verrà messa nelle forme, garbue, detto in novarese, o in acciaio o in legno. La tuma appena uscita la insecchiamo con un ago per far uscire fuori tutto la lacciata, così il nostro maiorchino non fa buchi dentro, perché la caratteristica è essere compatto sia dentro che fuori. Prendiamo la nostra forma dopo averla fatta, la portiamo qua nel magazzino e avviene la salatura. Prendiamo del sale, lo spargiamo sulla nostra forma fino a quando la buccia diventa dura. Questo prodotto è famoso anche per essere il protagonista del torneo del maiorchino. Giuseppe, stiamo andando? Ciao! La Rocca di Novara! Oppure? Rocca Salvatesta! O Cervino della Sicilia, ma sì. Perché? Perché Salvatesta? Ve lo mostriamo, ve esatto. Lo mostriamo. Un'antica leggenda narra di un vecchio saggio pietrificato, custode di un tesoro inestimabile. Attenzione, scoperta sensazionale! Ho trovato la faccia, il volto di una scimmia o di un leone. Grazie Chris, grazie Barbara, resteremo nella storia. Presto che tanto! Qui invece la cosiddetta fossa nivi, ovvero veniva conservata la neve per poi poterla usare in estate. Ed ecco qui il guardiano. Siamo nella frazione di San Basilio, dove c'è il primo monastero circestense della Sicilia. Volevamo mostrarvela, ma purtroppo ci sono dei lavori in corso e quindi vi mostreremo alcune rovine. Novara di Sicilia ha origini preistoriche e a testimoniarlo c'è il riparo di Sperlinga.
di Sperlinga, uno dei due ripari mesolitici della Sicilia. Intorno agli anni 50 il professore Bernardo Brea fece degli scavi ritrovando alcune ceramiche antecedenti all'8000 avanti Cristo, pensate. Questo è uno dei piccoli ripari trovati qui a Sperlinga. Però dove si trovano? Dillo dove si trovano. Adesso i resti si trovano a Lipari, ma li riporteremo. Stiamo qui. Lavorando. Li riporteremo. Stiamo lavorando. Ventilata area di sosta. Vediamo appuntamento al prossimo comune. Ciao! Forse da solo. Quando comincia lo party, ne partiamo momo. E stai tranquillo, sicuro, ne divertiamo momo. Auguri, concerto. Gli occhiali ti ho conosciuta. Grazie. E stai tranquillo, sicuro, ne divertiamo momo. A un'America cucitai, un'esparte momo. Quando comincia lo party, ci siamo.